La storia è andata così. Vedendo e leggendo centinaia di casi di terapeuti brevi, ho scoperto che esistono centinaia di tecniche, ma che ognuno di loro ne usava poche decine. Così mi chiesi se le centinaia di tecniche potessero essere accorpate in poche logiche, in poche categorie che le includessero insieme. In pratica abbiamo centinaia di tecniche che seguono però delle logiche specifiche per produrre degli specifici effetti. E analizzando ad oggi 100 tecniche, più di 100 tecniche differenti, alla fine ho trovato 9 differenti logiche. Il discorso non dovrebbe esserti nuovo se hai seguito i miei video di quest'anno. Infatti, ogni secondo martedì del mese ho parlato per l'appunto delle 9 logiche sottostanti gli interventi di terapia a breve. E ora c'è la parte pratica, se ti interessa. No, un libro ancora non l'ho scritto, sebbene sia uscito un libro di Michael Hoyt e Monte Bobil con un mio capitolo dove parlo delle nuove logiche e spero a breve dovrebbe uscire un nostro articolo sull'argomento in un journal internazionale. Però, in attesa del libro dedicato pienamente alle nuove logiche, puoi andarti a rivedere i video oppure puoi decidere se farti il mio workshop. Si tratta di un weekend che, come tutti i workshop che organizziamo con l'Italian Center for Brief and Single Session Therapy e come tutte le lezioni che organizziamo nella nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche, è fortemente pratico. Perché? Perché è un workshop che è dedicato a psicologhe e psicologi italiani e si basa proprio sul nostro mantra, che è pratica, 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 pratica. Perché? Perché la teoria è bella, però la studi sui libri. Un workshop, per essere veramente tale, deve avere il work. Perché quindi dovresti fare un workshop? Guarda, a me onestamente non mi interessa molto creare delle teorie affascinanti sul comportamento umano, la spiegazione, eccetera. Mi interessa molto di più da psicoterapeuta come risolvere concretamente i problemi e possibilmente come farlo nel modo più rapido possibile. Le nuove logiche non sono una verità innegabile, quindi sono, come direbbe il buon Paul Watzlawick, un riduttore di complessità, un modo per ridurre la complessità e semplificare il lavoro all'interno della terapia. Vedi i video e se ti convincono vieni al workshop, apprenderai in un weekend quali sono le nuove logiche, come utilizzarle e soprattutto come applicarle da subito nel tuo lavoro. Se invece stai cercando la teoria che spieghi l'archetipo metacognitivo mindfulnessamente accettante che rielabora il trauma con gli occhi, lascia perdere, hai sbagliato, non fa per te. I posti sono ovviamente limitati, perciò se ti interessa questo workshop, manda un'email all'istituto ICNOS che si occupa dell'organizzazione del workshop e be logic.